Giovanni Gabrieli è stato un compositore e organista italiano, nato a Venezia nel 1557. È conosciuto soprattutto per il suo lavoro come maestro di cappella presso la Basilica di San Marco a Venezia, una delle chiese più importanti e influenti del suo tempo. La musica di Gabrieli è famosa per l'uso innovativo degli spazi architettonici della Basilica, dove i cori e gli strumenti erano posizionati in diverse parti della chiesa per creare un effetto sonoro spettacolare. Gabrieli ha studiato con suo zio, Andrea Gabrieli, anche lui un famoso compositore. Ha poi continuato la sua formazione musicale a Monaco di Baviera, dove ha lavorato con Orlando di Lasso, uno dei compositori più importanti del Rinascimento. Queste esperienze hanno influenzato profondamente il suo stile, che combina elementi della tradizione veneziana con tecniche innovative. Una delle curiosità più interessanti su Giovanni Gabrieli è il suo uso del coro spezzato, una tecnica che divideva il coro in gruppi separati, posti in diverse gallerie della chiesa, per creare un effetto di eco e dialogo musicale. Questa tecnica ha reso le sue composizioni particolarmente potenti e suggestive, sfruttando al massimo l'acustica unica della Basilica di San Marco. Oltre alla sua carriera come compositore, Gabrieli è stato anche un insegnante molto rispettato. Tra i suoi allievi più famosi ci sono Hans Leo Hassler e Heinrich Schütz, che hanno portato le tecniche apprese da Gabrieli in Germania, contribuendo alla diffusione dello stile veneziano in tutta Europa. Giovanni Gabrieli ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della musica strumentale, creando composizioni che mettono in evidenza vari strumenti e voci. Il suo lavoro ha influenzato molti compositori successivi e ha lasciato un'eredità duratura nella storia della musica. La musica di Gabrieli non è solo un'espressione artistica, ma anche un viaggio attraverso i suoni e gli spazi di Venezia, un'esperienza che ha affascinato gli ascoltatori per secoli. Giovanni Gabrieli è stato un compositore e organista italiano, nato a Venezia nel 1557. È conosciuto soprattutto per il suo lavoro come maestro di cappella presso la Basilica di San Marco a Venezia, una delle chiese più importanti e influenti del suo tempo. La musica di Gabrieli è famosa per l'uso innovativo degli spazi architettonici della Basilica, dove i cori e gli strumenti erano posizionati in diverse parti della chiesa per creare un effetto sonoro spettacolare. Gabrieli ha studiato con suo zio, Andrea Gabrieli, anche lui un famoso compositore. Ha poi continuato la sua formazione musicale a Monaco di Baviera, dove ha lavorato con Orlando di Lasso, uno dei compositori più importanti del Rinascimento. Queste esperienze hanno influenzato profondamente il suo stile, che combina elementi della tradizione veneziana con tecniche innovative. Una delle curiosità più interessanti su Giovanni Gabrieli è il suo uso del coro spezzato, una tecnica che divideva il coro in gruppi separati, posti in diverse gallerie della chiesa, per creare un effetto di eco e dialogo musicale. Questa tecnica ha reso le sue composizioni particolarmente potenti e suggestive, sfruttando al massimo l'acustica unica della Basilica di San Marco. Oltre alla sua carriera come compositore, Gabrieli è stato anche un insegnante molto rispettato. Tra i suoi allievi più famosi ci sono Hans Leo Hassler e Heinrich Schütz, che hanno portato le tecniche apprese da Gabrieli in Germania, contribuendo alla diffusione dello stile veneziano in tutta Europa. Giovanni Gabrieli ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della musica strumentale, creando composizioni che mettono in evidenza vari strumenti e voci. Il suo lavoro ha influenzato molti compositori successivi e ha lasciato un'eredità duratura nella storia della musica. La musica di Gabrieli non è solo un'espressione artistica, ma anche un viaggio attraverso i suoni e gli spazi di Venezia, un'esperienza che ha affascinato gli ascoltatori per secoli.